Siamo di fronte all'ingresso principale di quello che è stato l'ultimo stabilimento inaugurato da Sergio Marchionne nel 2009 dal conto di FCA allora e smantellato da Carlos Tavares solo lo scorso anno e in via di sgombero proprio in questi giorni. Uno stabilimento storico per Torino e l'automotive della città e del Piemonte, ma anche del paese. Nato nel 1959 come stabilimento della Bertone e rilevato nel 2009, esattamente 50 anni dopo, da Sergio Marchionne, ora è desolatamente chiuso. Nonostante le promesse dell'allora amministratore delegato di FCA, che disse non chiuderemo impianti in Italia, stabilimenti. Bene, questo è il primo, se non l'ultimo di una lunga serie, visto che è circondato dalle vertenze ancora in corso di quelli che una volta erano i fornitori diretti di FCA, oggi Stellantis. Parlo del passaggio in particolar modo da FCA a Stellantis, evidentemente c'è stato un cambio di linea strategica e questo secondo me Marchionne ci credeva veramente, perché altrimenti non avrebbe fatto spendere tutti quei soldi che spesero per riammodernare lo stabilimento. Cosa ha significato per Grugliasco il sogno della Maserati e oggi lo stabilimento chiuso, in vendita anzi? Inizialmente c'era una volontà di avere una vocazione produttiva di quello stabilimento lì, ma non solo, nel senso che noi sul nostro territorio abbiamo avuto anche il problema della Pininfarina ex De Tomaso, tanti anni fa, o meglio della De Tomaso ex Pininfarina, che poi De Tomaso non fu mai aperto quello stabilimento lì. Però ecco, era il Maserati, era Sì, un ecco, voler dire per. ricordiamolo solo per no, chi ci ascolta, lì c'è anche quella vicenda, si lega alla vicenda Rossignolo, insomma, un altro fatto di quelli che oltre all'onore delle cronache e delle procure, insomma, hanno creato un vulnus importante nella manifattura del territorio legato all'automotive. Prego. Assolutamente sì, e quindi voleva dire dare una vocazione al territorio che ha dato tanto anche a Torino e a tutta l'area metropolitana di Torino, perché con Grugliasco e Rivoli sono messi insieme, sono tra le più importanti e più grandi aree industriali d'Europa. E adesso vedere questo cambio di passo in senso negativo e vedere un disinteresse anche da parte della proprietà, anche se non era vero un colloquio con le istituzioni, devo dire a me spiace. Non mi aspettavo naturalmente che i massimi vertici venissero a parlare col Comune di Grugliasco, no, Faccio chiaro. un'ultima domanda, al di là poi di quelli che sono i ruoli istituzionali, lei pensa che ci sia una responsabilità diretta di quella che era una volta la famiglia Agnelli, oggi Elkann, che rappresenta poi l'ultimo pezzo di proprietà in Italia di quello che è ormai il quarto gruppo mondiale di produttori d'auto, che però ha il baricentro a Parigi, in Francia? Sono imprenditori, sono tra sono nel board di Stellantis, quindi certo che c'è una responsabilità.